Il nero è qualcosa che non dovresti mai indossare. Questo determinerà il modo in cui la tua energia funziona, la stabilità psicologica che hai dentro di te. Adi Yogi è conosciuto in molti modi, ma una delle sue dimensioni è che è un Vairagi, o Bairagi come viene chiamato. Rag significa colore, Vairag significa andare oltre ciò che è colore. Perché il colore come lo conosciamo, il colore come lo conosce il nostro apparato visivo, è solo una certa scomposizione della luce bianca. Qualcosa sembra rosso, non perché sia rosso, ma perché dell'intero spettro di colori che esistono nella luce bianca trattiene tutto e riflette solo il rosso, o in altre parole, ciò che respinge diventa il suo colore. Ciò significa che la percezione è completamente sbagliata. Pensi che qualcosa sia rosso, è tutto tranne che rosso. E pensi sia rosso perché riflette solo la luce rossa, il resto lo trattiene. Quindi qualcosa è bianco perché riflette tutto così com'è. Quindi, se ti muovi in aree, spazi e situazioni in cui non hai alcun controllo su ciò che accade intorno a te, il bianco è sempre stato suggerito. Se esci, bianco. Perché non sai cosa stia succedendo. Non sai cosa stia succedendo nel mondo intorno a te, nella mente altrui, quali pensieri, quali emozioni portano con sé le persone. Quindi il bianco ti dà una certa protezione perché riflette tutto. Non solo la luce, l'energia stessa. Il nero assorbe tutto. Se sei in uno spazio in cui vuoi assorbire ciò che ti circonda, devi indossare il nero. Ma se indossi il nero in un posto dove non vuoi assorbire, ma l'indossi perché sembri più magro, allora inizierai ad accumulare ogni tipo di cose. Io... è una cosa molto impopolare da dire. Attribuirei almeno il 20-25% delle difficoltà psicologiche che le persone attraversano a rimanere in abiti neri per lunghi periodi di tempo, in tutti i tipi di situazioni in cui non dovrebbero starci. E vedo siccome il nero è sempre cattivo, sia che è meglio che non parli di questo. Ma in qualche modo il nero è considerato negativo, il nero è considerato non così divino. Il nero è considerato diabolico. Se arriva il diavolo, verrà sicuramente in abiti neri. Sulla base di questo, le persone indossano il nero per il lutto. Quando è morto qualcuno, il nero è qualcosa che non dovresti mai indossare. Se c'è la morte intorno a te, devi sempre indossare il bianco, perché non vuoi assorbire quel tipo di energia. Ma vedo che tutti si vestono di nero quando c'è la morte. Una incomprensione totale della vita, nessuna consapevolezza. Sei arrivato alle cose intellettualmente. Per cui pensi che il nero indichi la morte. Sì, è così. Non dico di no. Ma vuoi diventare ciò o vuoi starne lontano? Coloro che sono morti, lo rispettiamo. Ma coloro che sono vivi dovrebbero rimanere vivi, non dovrebbero diventare mezzi morti, assorbendo quel tipo di cose. Quindi se c'è qualcosa che non vuoi assorbire, devi indossare il bianco. Tutti gli altri colori giocano nel mezzo, ma è tra bianco e nero.
Bianco significa riflesso totale, nero significa nessun riflesso. Nel mezzo c'è riflessione selettiva. È per divertirsi. Ma dove vogliamo davvero assorbire qualcosa, ci vestiamo di nero. Dove vogliamo riflettere, allora ci vestiamo di bianco. Quindi, proprio il contrario viene fatto da molto tempo. Non vai con questo per strada. Non vai con questo in ufficio. Intendo vestiti neri, non solo questa particolare stoffa nera. Non entri nella metro. Intendo la stazione, non il cibo, ok? Tutto si confonde. Non vai in posti dove non vuoi che quell'atmosfera entri in te con degli abiti neri, perché questo determinerà il modo in cui la tua energia funziona, questo determinerà la stabilità psicologica che hai dentro di te e una varietà di altri aspetti. Il colore ha i suoi trucchi, ok?